Il dossier mette in evidenza che la mafia e la criminalità organizzata arriva nel meglio che hai. Arriva nel meglio di ciò che hai di te come comunità. E il meglio di questa regione è un sistema economico importante, un quadro finanziario di ricchezza diffusa e ad esempio una regione che vanta nel mondo marchi di grande prestigio. Bisogna pensare anche ai marchi dell'agroalimentare, alla difficoltà di tutto il comparto agricolo che lavora sul parmigiano, che lavora sui prodotti DOP, di avere una concorrenza costruita con liquidità immediata. E qui ci sono alcuni numeri che devono fare accendere il campanello d'allarme. Nel dire non siamo terra di mafia, ma siamo pericolosamente terra per mafia, nella introduzione che faccio a questo dossier così ben curato, c'è un po' il senso di questa idea. Non siamo terra di mafia vuole dire orgogliosamente ribadire che noi i fenomeni non solo li vediamo ma li contrastiamo. Ci sono stati 3 grandi provvedimenti di legge, uno complessivo sul contrasto alle mafie, uno puntuale sull'elemento dell'edilizia, dei cantieri. Aggiungo il terzo sul tema della semplificazione amministrativa, perché portare in chiaro i procedimenti e rendere la vita facile a chi ben lavora significa anche far desistere, far depotenziare chi può aspettare perché tempo ce l'ha, può spendere risorse perché risorse ce l'ha, e a volte il grande nemico della buona impresa è proprio la burocrazia, che invece pesa molto bene rispetto a chi si può permettere tempo e denaro senza grossi problemi.